Buonasera a tutti, siamo qui nel comitato elettorale di Piero Longo, dopo quello di Sergio Povia, eccoci in compagnia di Piero Longo che in questa tornata elettorale, in questo doppio turno, i così chiamati ballottaggi, risulta uscirne sconfitto, ma a testa alta, direbbe qualcuno, anche perché questa sua presenza ai ballottaggi non era neanche preventivabile inizialmente, considerando che non si dovevano neanche tenere, perché qualcuno parlava già di essere vincitore addirittura al primo turno con l'oltre il 50% di voti. Ecco, tutto sommato, considerando tutto quello che si è verificato, ti ritieni soddisfatto oppure hai qualche rammarico, su come è andata questa campagna elettorale? Personalmente mi ritengo di aver fatto quello che la gente mi chiedeva. C'era la possibilità di giocarsi una partita molto difficile. Non so chi avrebbe avuto il coraggio di scendere in campo sapendo di confrontarsi con un'armata, con una squadra tipo il Barcellona, anche se poi ci sono stati dei miracoli come ieri, Juventus-Napoli, poi il Napoli ha vinto. Quindi ci vuole anche coraggio ad affrontare e a scendere in campo una squadra così forte. Forte, io ho detto che era così forte che l'ho paragonata ad una squadra di cemento armato, ma l'allusione era alla presenza di tutti gli ingegneri, di tutti gli immobiliaristi, architetti, geometri presenti in quella coalizione. Quindi ci è voluto coraggio nell'affrontare questa sfida e l'ho fatto nella consapevolezza che era una sfida difficile, però me lo chiedeva la gente, me lo chiedeva quella gente che voleva appunto sperare in un cambiamento rispetto a quello che da domani noi avremo. Noi sappiamo, conosciamo Piero Longo con tutte le sue negatività, ma conosciamo anche Povia con pregi forse pochi, ma difetti parecchi. E quindi questa possibilità di scegliere, di fare una scelta, e io ho accettato questa sfida soprattutto per sostenere quella speranza, la speranza di andare avanti nonostante chi privilegia il vincere facile, e invece chi con la povertà dei mezzi, con la passione, ha accettato una sfida che era una sfida abbastanza difficile. Infatti tu ricordavi che i miei avversari Il mio avversario era convinto di vincere al primo turno, questo non è stato possibile, e al secondo turno ci siamo impegnati al massimo. Poi i cittadini hanno scelto come hanno ritenuto più opportuno, quindi io sono soddisfatto soprattutto per quella gente che mi ha sostenuto. Anche gente che al primo turno non è stata dalla mia parte, e quindi molta gente, anche gente di sinistra che ha sostenuto il sottoscritto. Infatti il candidato Povia, sindaco oggi Povia, ha avuto oltre 1.300 voti in meno rispetto a quelli che aveva avuto la volta scorsa. E se consideriamo che la volta scorsa, 15 giorni fa, prese oltre l'11% in meno la sua stessa coalizione, significa che il candidato Povia non era sostenuto, non era voluto dalla sua stessa coalizione. C'è un altro dato molto importante da analizzare, che è quello appunto dell'astensionismo. Gioia, con il suo 50% circa, ha fatto la differenza. Infatti, se noi andiamo ad analizzare questo dato, avremo modo poi di vedere che non c'è soltanto uno sconfitto, ma credo che in questa competizione elettorale siano due gli sconfitti. Sia la democrazia, perché se il 50% non va a votare, questo è preoccupante. Sì, sempre Sergio Povia ha parlato per quanto riguarda questa campagna elettorale, di una mancanza di confronto, o meglio, che tu ti sia sottratto al confronto, per quanto riguarda, le problematiche cittadine. Allora, ben sapendo quello che è successo, molti gioiesi, molti elettori sanno come sono andate realmente le cose. Ecco, da parte tua, a queste, parole, cosa ti senti di contrapporre?
No, io sorrido anche perché ricordo il volantino che ha distribuito Longo mente sapendo di mentire, e invece ancora una volta mi sembra che sia il contrario, in quanto ricordo che c'è stato un confronto organizzato da Libera con i cinque candidati sindaci e io ero presente lì. Ricordo quando tu hai organizzato quel confronto con i cinque candidati sindaci e hanno fatto di tutto per far saltare quell'incontro che poi si è tenuto con la sua assenza, quindi è lui che si è sottratto al confronto, e nell'ultimo comizio io ho mandato appunto tre semplici domande sulla questione Coop proprio per privilegiare il confronto anche se è a distanza. Mi sarebbe piaciuto unire i palchi e parlare con lui sulla questione Coop con le sentenze alla mano, purtroppo i toni usati anche da lui hanno impedito questo confronto. Basta ricordare ciò che ha detto e i termini usati in campagna elettorale, le offese, le calunnie, le ingiurie dette, ma questo fa parte della campagna elettorale, ormai lo archiviamo e pensiamo alla città. Sì, sempre in questo discorso, in questa intervista fatta lì a caldo, nel suo stesso comitato elettorale, ha anche parlato di futuro, di problematiche della città da risolvere. Ecco, sempre secondo lui, tutte le questioni aperte bisognerebbe risolverle trovando una transazione, un accordo con tutte quelle società, quelle persone che magari vantano nei confronti del comune di Gioia del Colle un, tra virgolette, un credito, quindi una questione ancora aperta e da definire. La stessa cosa anche per quanto riguarda le beghe esclusivamente elettorali, come le sentenze che sono state già espresse, o come il problema di RFI, quello del passaggio a livello, quello della Vigeura, ce ne sono tanti sul tappeto, soprattutto in campo edilizio, ecco, tutte queste concessioni che risultano bloccate per un motivo o per l'altro. Erano, se non ricordo male, le stesse cose che chiedevi anche tu. Ecco, sotto questo aspetto, qual era la differenza fra voi due? Ed è sotto, ecco, il cittadino comune, per arrivare alla sintesi, si chiede, ma bisogna necessariamente arrivare a un accordo anche quando il comune magari ha ragione, oppure c'è un motivo come un altro per appianare determinate situazioni e poi poter continuare nel fare quello che si è sempre fatto? Il cittadino comune deve rendersi conto che il problema dei problemi a Gioia è il problema della Coop. Al di là delle responsabilità, se era sindaco lui nel 2002 quando è nato questo problema, il problema principale, a parte le transazioni, bisogna risolvere questo, perché con una sentenza ora bisogna vedere quali sono le conseguenze. Sappiamo quali sono le conseguenze. Una volta che sarà notificata, i vigili urbani, l'ufficio commercio devono togliere la commerciale, o non la devono togliere, devono adempiere o non devono adempiere, e quindi tutte le altre cose. Questo è il primo problema, e siccome lo ha causato lui, io credo che la priorità va data a questo. Poi i problemi delle transazioni, di altre questioni, vanno così come abbiamo fatto anche noi, si cerca di trovare un accordo e l'accordo deve essere a vantaggio della città, ma prima di ogni altra cosa bisogna affrontare la questione Coop. Noi come gruppo presenteremo subito una mozione su questo argomento e la seconda seduta del Consiglio Comunale metteremo in condizione tutto il Consiglio di discutere e dibattere, così come ho detto in campagna elettorale. In questo momento era opportuno ed è opportuno essere uniti. I miei colleghi, i miei avversari politici che erano candidati come sindaco nella prima coalizione non hanno inteso questa possibilità, questa opportunità. Io avevo detto che avrei fatto una giunta con i sindaci esclusi, o a tutt'al più avrei chiesto a loro una rosa di nomi. Questa era un'opportunità per cambiare, per avere una opportunità, una possibilità di una svolta. Non è stato possibile, quindi io spero di trovare un punto di incontro con loro sui problemi veri della città. Il primo fra tutti è quello della Coop, e su questo bisogna coinvolgere i dipendenti, bisogna coinvolgere i proprietari. Su questo bisogna fare una grande transazione, non so come, ma dobbiamo cercare di farlo, e siccome il pallino è nelle sue mani, è lui che ora deve dare le carte.
Ecco, parlando proprio di Pallino, dopo le scorse elezioni in cui sei stato eletto sindaco, oggi ti ritrovi dalla parte opposta, quindi dovrai necessariamente fare la contrapposizione, quella che lui ha fatto fino ad oggi nei tuoi confronti, nei confronti della tua amministrazione. Solo che la struttura è cambiata, non sono più 21 consiglieri, ma saranno 17 più anzi 17 compreso il candidato sindaco. Allora, a questo punto, come ritiene o come riterrete di poter fare questa opposizione, considerando tutto quello che c'è sul piatto, no? E considerando anche i precedenti? Si è parlato che questa amministrazione potrebbe non durare o potrebbe durare non più di un anno. Sei ancora convinto di questo? Io innanzitutto ritorno tra i banchi dell'opposizione dopo tanti anni anche con una sorta di piacere, perché ricordo quando da ragazzino facevo il consigliere di minoranza, quindi tornerò là, mi siederò al posto, lo stesso posto dove sedevo tanti anni fa, e con una convinzione che io mi auguro e spero, siamo a poche ore dal risultato elettorale, io spero di non fare l'opposizione come l'ha fatta a Pavia, un'opposizione ostruzionistica dove non c'è stato mai il confronto. Io sono quello che mente sapendo di mentire, lui nei 3 anni e mezzo non ha mai accettato proposte di confronto, voleva soltanto distruggere, sfasciare tutto, l'ho definito sfasciacarrozze per questo motivo, ci è riuscito con la complicità di 3 esponenti della mia maggioranza, ma certamente non per un cambiamento, ma per rimettersi lui a capo di questa coalizione. Per cui io ritengo che l'opposizione, noi rappresentiamo una parte della città insieme anche ai colleghi della lista Prodigio, di Cuscito, di gente che non vuole soltanto a tutti i costi fare ostruzionismo, sfasciare tutto perché dobbiamo tornare noi. Vogliamo che le cose siano fatte in modo tale che sia rispettato il principio della legalità, della partecipazione. Su questo ci confronteremo e su questo saremo duri. Noi, alla luce di quello che è successo per la Coop e con tutte le conseguenze che ci sono, noi vogliamo innanzitutto che insieme dobbiamo girare pagina. Dobbiamo girare pagina, noi lo faremo con la nostra presenza, saremo in consiglio comunale con le nostre proposte e se ci sarà bisogno nell'interesse della città non faremo mancare il nostro voto. Questa è stata una cosa impossibile dall'altra parte perché bisognava soltanto distruggere. Invece noi non faremo una opposizione solo e soltanto ostruzionistica, non, sarà un'opposizione durissima sui problemi e sui temi, sarà documentata, non sarà soltanto strumentale. Non faremo come hanno fatto loro 9 sedute del Consiglio Comunale per approvare il bilancio, 9 sedute a 2.000 euro sono 18.000 euro con tutte le altre spese, non faremo questo che per raggiungere un obiettivo personale faremo spendere i soldi poi alla comunità, soprattutto in un momento di grande difficoltà. Ecco, stessa domanda, per chiudere, magari una domanda e mezzo, le faccio tutte insieme. Il problema delle tasse, il problema tasse, IMU in particolare, la gente vuol sapere che cosa succederà sotto questo aspetto, perché effettivamente l'IMU tassa un po' tutti, il 90% sarà sicuramente coinvolto in questo tipo, in questo nuovo tipo di tassazione che sostituisce l'ICI. Lui ha detto che ormai è già inserito nel bilancio di previsione, sottoscritto dal commissario D'Abbicco, e quindi se ne parla, se se ne parlerà, nel mese di settembre, quando ci saranno gli equilibri di bilancio. Ecco, sotto questo aspetto, come opposizione, cosa intendi fare? Cercare di salvaguardare quelli che sono gli interessi del cittadino oppure quelli delle casse comunali? E in che modo, soprattutto? E poi un ultimo messaggio di chiusura a chi ovviamente ha continuato ad avere fiducia nei tuoi confronti fino all'ultimo secondo. Ecco, cosa ti senti di dire o di ringraziare?
Allora, innanzitutto, in un momento di grande difficoltà economica, la nostra è stata una campagna elettorale anche di proposte concrete che abbiamo sottoposto all'attenzione dei nostri concittadini. E noi abbiamo parlato, l'ho scritto anche in una lettera, di applicare al minimo l'IMU. Sì, è vero, c'è la questione che il governo centrale si deve ancora determinare, però nello stesso tempo sappiamo che c'è stato anche il tentativo e il commissario ci ha chiamato perché c'era qualcuno che spingeva affinché il commissario applicasse già dei primi aumenti sulle entrate, forse per togliersi l'imbarazzo di dire che lo aveva fatto il sindaco e quindi qualcosa è stato già fatto dal commissario. Io ritengo che in questo momento di grande difficoltà economica bisogna continuare a fare ciò che abbiamo fatto noi. Io per esempio mi sono tagliato lo stipendio del 20% e sono convinto, lo dico con una speranza, che lo faccia anche lui e tutti i suoi assessori. E abbiamo ridotto il numero dei dirigenti, abbiamo eliminato il direttore generale, abbiamo la cosiddetta spending review, noi l'abbiamo attuata riducendo le spese di centinaia di migliaia di euro. Se pensiamo ai dirigenti, al direttore generale, in tutti gli anni che siamo stati abbiamo risparmiato 480.000 euro, abbiamo risparmiato anche su altre spese. Una banalissima, ci siamo resi conto che nei depositi del comune c'erano le macchine con i motori della polizia urbana e dove si pagava il bollo e la tassa e l'assicurazione, e le abbiamo vendute quelle macchine e abbiamo recuperato dei soldi. Quindi dobbiamo continuare a tagliare quelle spese, che si può fare ovviamente senza tagliare i servizi sociali come abbiamo fatto. E quindi, per concludere, il mio ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto, soprattutto i miei amici, coloro che sono stati con me in questa difficile campagna elettorale. Sapevamo che il risultato era difficile, ma la passione ti fa essere qualche volta anche incosciente, non fai le cose per raggiungere un obiettivo ben preciso, per un tornaconto personale. La cosa più commovente in questi giorni è stato vedere non geometri o ingegneri che hanno preso 400-500 voti, che stavano davanti ai seggi per carpire l'ultimo voto di preferenza, perché poi quel voto carpito davanti alla scuola o in altri modi è un modo per consentire a loro di continuare a fare gli affari propri. Invece vedere gente che ha preso 20 voti, 30 voti ed è stata con me in giro per le strade, è andata stamattina davanti alla scuola per testimoniare una presenza e per cercare di ottenere dei consensi per me, questa è la cosa più bella. E per questo io ringrazio loro, ma ringrazio tutti i cittadini, quei cittadini e soprattutto le persone anziane che sono andate a votare, perché cercavano una speranza. Quella speranza ora non c'è, ma noi dobbiamo costruirla insieme con tutte le persone per bene e di buona volontà. Dobbiamo farlo, ce lo chiede la città. Io dicevo all'inizio della campagna elettorale che la politica è malata e questa è la conferma. Se a Gioia è andato a votare soltanto un cittadino su due e se poi il risultato è un risultato strano, che si legge quel risultato si poteva ottenere e la coalizione di centrosinistra lo poteva ottenere già al primo turno, non l'ha ottenuto, quindi significa che ci sono una serie di problemi e di rappresentanza, e quindi c'è bisogno, come dicevo io, di spalancare le porte alla società civile. Allora, insieme al ringraziamento anche l'augurio. Io avevo detto che in giunta avrei messo due donne, spero che il sindaco Povia faccia altrettanto. Io avevo detto che avrei fatto un'unione, una sana alleanza tra politica e società civile, avevo detto che avrei messo tre persone della società civile, soprattutto
soprattutto un ragazzo, spero che lo faccia anche lui. Credo che sarà difficile perché con tutti i papabili a fare assessore e presidente del Consiglio comincerà a avere qualche problema. Però già questo lui può dare un segnale, può fare, ecco, questo può essere anche un modo di incontrarci, di confrontarci anche con le proposte. Due donne, il Consiglio Comunale non ha eletto nessuna donna, perché non mettiamo due donne in giunta, perché non mettiamo tre persone della società civile, perché ci dobbiamo ritrovare sempre le stesse persone? E allora forse la gente non è andata a votare anche per questo motivo, perché è stanca di vedere sempre le stesse facce. Bene, allora tutto sommato ti sentiamo contento, non deluso magari sì, ma non arrabbiato, ecco, sotto questo aspetto. Quindi il nostro non è che l'augurio di poter lavorare, perché comunque di lavoro si tratta, per conto della collettività, della comunità, nel prossimo Consiglio Comunale, in maniera tale che i benefici ricadano soprattutto sulla città, non soltanto su chi opera nelle stanze che contano. Quindi sotto questo aspetto auguriamo a te e a tutti coloro che siederanno tra i banchi, soprattutto della minoranza, affinché si faccia un'opera di salvaguardia nei confronti di questi obiettivi. Quindi ti auguriamo un bocca al lupo, non prima di averti ringraziato per aver accettato questo incontro, per questa ultima, diciamo, intervista come candidato sindaco, e ovviamente ce ne saranno tante altre successivamente. Posso ce lo auguriamo. Fare un invito. Prego. Agli utenti di GioiaNet, soprattutto a coloro che partecipano, che contribuiscono al dibattito, io inviterei tutte quelle persone, mi è rimasto impresso per la sua acidità Lucrezia e tanti altri, so che sono soltanto dei pseudonimi per non confrontarsi. Io direi a queste persone: perché non organizziamo un grande forum con tutti quanti insieme, guardandoci negli occhi e parlando liberamente? E queste persone che poi parlano, sarebbe opportuno che venissero in Consiglio Comunale, sarebbe opportuno che seguissero l'attività politica, altrimenti non diamo un contributo al confronto, al dibattito e alla crescita della città. Va bene. Di nuovo grazie di tutto, un in bocca al lupo e tanti, tanti, come devo dire, un in bocca al lupo, basta un in bocca al lupo per quello che sarà il prossimo futuro. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci.